poi non c'è arrivata la decisione di parlare e ripeto, lo sto seguendo e ribadisco, lo seguo di persona e sono certo che ho la tranquillità che nessun abuso mi farà in quel sito. È chiaro che ho interesse, come comune, come avevamo interesse, e anche se non abbiamo scoperto noi l'abuso, perché se non arrivano segnalazioni spesso è difficile controllare, bisogna sapere se tutto quello che è edificato è poi in regola. Ma quando ci è arrivata la segnalazione, non è che non abbiamo costruito, anzi, vista l'opportunità di portare a casa dei soldi di servizi, abbiamo costruito ben volentieri e sto monitorando per far sì, da un lato è chiaro che se non pagano devono ottenere tutto, ma visto il tipo di abuso, abbiamo detto l'altra volta, è un abuso di pertinenza, di fatto, di una situazione anche esteticamente valida, di non aggravio scoordinato di occupazione del terreno, come l'abuso, la catapecchia e quant'altro, c'è l'interesse che paghino e che saremo per la quota. È chiaro che se la cosa non va avanti saremo ovviamente costretti, lo faremo a coordinare le monitore di tutto e non solo di una quota. Prego. Secondo Massimo. Penso che da tanto incontro illustrare il comune di Latola all'amministrazione maggioranza, la minoranza, non serve il consenso del sindaco di Santa Lucia o di Marino, insomma, cioè, penso anche un po' di autonomia sul dire se sentire la minoranza della propria amministrazione, quindi sì, da pararsi con le altre due amministrazioni non lo accetto, insomma. Sì, o no, da parte sua, insomma, quindi non penso a rendere conto a nessuno. L'isola ecologica c'è stata una nostra proposta, mostrata, resa pubblica al Consiglio Comunale, dove si diceva che poteva essere ampliata l'attuale posizione dell'isola ecologica. La donna è, diciamo, compromessa, tra virgolette, perché c'è già il curatore comunale, è una donna agricola, si potrebbe, appunto, in una variante, diciamo, regolatore, andare a provare il progetto, localizzarla lì, e quindi cioè, nello posto dove è attualmente, con uno statuto diverso che diventa già diversamente. Non è vero che un'area verde è un'area di interesse comune, quindi un interesse comune può essere, non è infatti nello stesso tipo di area previsto in un magazzino comunale, può esserci anche possibilmente altre attività in quell'area e non vincolata verde, anche perché se era vincolata verde non si fa di solito ecologica. Ecco, tengo a dire sull'abuso e l'inizio che sì, non si può valutare questo è bello, questo è brutto, è un abuso di inizio e consistente, io lo valuto così, diciamo, cioè non è i 2 metri quadri del pollaio della barca, ma sono 3.000 metri quadri. E giusto per chi fa le cose correttamente, paga gli oneri, paga la progettazione, è costretto ad aspettare anni per avere la concessione edilizia e altri invece fanno senza dover rendere conto a nessuno. Ecco, è doveroso chiudere la faccenda nel più breve tempo possibile. Forse non mi sono spiegato bene, io non ho detto che mi faccio condizionare quello che dicono gli altri sindaci, ho detto che siccome ho già fatto la proposta e credo sia bello anche corretto che siano tutti e tre i consigli comunali
studenti cinesi dicono no, noi non siamo più un parlare di te, credo che parlerò come tutta, ma noi saremo di te, no, mi pareva che avessi detto che non che mi faccio un esame, ma semplicemente che dove ci troviamo e decideremo anche questo. Per quanto riguarda sì, chiamerei interesse Google nella mia verde, però non risulta, ecco, se l'informazione non risulta che si possa avere un problema per noi a terra, lo fare la scuola, forse la scuola materna, quant'altro, ma non c'è alcuna attività produttiva. Il magazzino invece mi pare, adesso non voglio sbagliare, che quello sì invece una quota di area proprio produttiva, quindi quello sì potrebbe essere teoricamente più 1500 nativa, potrebbe anche essere sul mercato. Quale un suggerimento, siccome è un'area di interesse comunque, il magazzino facciamolo sull'altra parte, sulla zona prevista per l'isola ecologica, che si può fare, e la parte del magazzino si può vendere, cioè valutate anche questo, insomma. Di utilizzare 5.000 euro del comune